22 marzo, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Nell'Antico Testamento non si fa alcuna distinzione tra precetti grandi e precetti piccoli. Conosciamo in esso il grande Salmo, che è una lunghissima preghiera, tutta finalizzata alla contemplazione, meditazione, manifestazione al Signore di osservare ogni suo precetto. La vita dell'uomo è nella legge, la legge è nei precetti. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente. Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri i tuoi precetti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, mediterò le tue leggi. Sono canti per me i tuoi precetti nella terra del mio pellegrinaggio. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti. Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso. Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Ho più senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Allontanatevi da me, o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna. Salvami dall'oppressione dell'uomo e obbedirò ai tuoi precetti. Io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i tuoi precetti. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, custodirò i tuoi precetti. Ma tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri. Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore, secondo la tua grazia, dammi vita. Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Salmo 118, 4, 173. Il Deuteronomio, altri salmi, il libro dei Proverbi, il Siracide, Malachia parlano dei precetti del Signore. La legge è nei precetti, la vita è nell'osservanza di essi. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti. Egli mi istruiva dicendomi, il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivrai. Figlio mio, custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai, il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti. Egli renderà saldo il tuo cuore e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto. Disse loro, guardatevi da ogni ingiustizia e diede a ciascuno precetti verso il prossimo. Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li avete osservati. Ritornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, come dobbiamo tornare? Perché allora lo Spirito Santo reintroduce nel Vangelo i precetti e anche i minimi precetti? Li reintroduce perché nella religione di Gesù si può facilmente cadere nella tentazione di pensare di poter amare senza legge, senza comandamenti, senza precetti, senza regole. L'amore è tutto precettato, perché è tutto obbedienza.
Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Un amore non precettato non esiste, come non esiste un amore che non sia obbedienza alla legge del Signore. Un amore che sia solo opzione fondamentale esiste solo nella mente dell'uomo, non nel cuore di Dio. L'amore di Dio è precetto. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, insegnateci il vero amore.